pontificale in occasione della solennità dell'Epifania pontificale presieduto dal nostro vescovo signor Luigi Ernesto Palletti, nel corso del quale verrà consegnato anche il tradizionale premio della bontà destinato quest'anno all'associazione ANFAS Onlus per i diversamente abili. L'Epifania è la festa della luce. Lo splendore di una stella attrae a Betlemme genti lontane. I magi rappresentano infatti gli uomini di tutte le nazioni e di tutte le epoche che la fede conduce al Signore. Il mistero della manifestazione del Signore si celebra nel Natale e nell'Epifania. Queste due feste sono frutto del reciproco influsso delle tradizioni orientale e occidentale. Terminata la distribuzione dell'Eucaristia, viene consegnato il premio della bontà intitolato al nome del vescovo Siro Silvestri, che lo istituì oltre 40 anni fa. Quest'anno il premio è stato assegnato alla sezione spezzina dell'ANFAS, una sigla importante nell'ampio panorama del volontariato sociale. Infatti, tale associazione è attiva da decenni, da 14 anni in modo particolare, seguendo molte persone con disabilità intellettiva nel proprio centro socio-educativo che si trova alla Spezia in Viale Amendola. Lì trascorrono il proprio tempo libero ragazzi e ragazze diversamente abili di tutta la provincia. All'interno del centro le persone disabili possono partecipare a laboratori pomeridiani per dare vita ad esperienze di socializzazione e condivisione, promuovendo così una reale integrazione e avversare ogni forma di esclusione. Per queste sue attività, il direttore della Caritas, Don Luca Palei, che dall'annuncio dell'assegnazione del premio, ha dato a questa associazione il premio della bontà di quest'anno proprio per l'impegno a favore dei diversamente abili.